Come da tradizione, ogni Inter-Juventus crea una marea di polemiche ed è successo anche quest'anno, è successo anche questa volta con un Inter-Juve condizionato, diciamo così, da un episodio particolare, quello di Rabiot, che ha scatenato letteralmente un putiferio. Polemiche a mai finire, siamo qui a parlarne oggi con Marco. Ciao Marco. Ciao Peppe, un saluto a tutti i nostri amici. E allora, prima di tutto, chiaramente come sempre invitiamo alle solite cose, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportate questo contenuto con un semplice like, ma soprattutto vogliamo che questo contenuto sia una sorta di modo per aprire un mega dibattito qui sotto, perché c'è molto di cui parlare e di cui discutere, soprattutto in riferimento a quello che ormai è diventato un caso, cioè è fallo o non è fallo? Quello di Adrien Rabiot è fallo di mano o non è fallo di mano? Quello eventualmente di Vlahovic, perché poi si è aperto un'ulteriore diatriba Sì. sul fallo di mano di Rabiot, ma poi anche su quello di Vlahovic. E chiaramente si è un po' diviso come dire, la polemica è un po' in questo momento è più sul tifoso juventino che dice non è fallo e il tifoso interista che dice Che fallo, dice ecco. fallo? Diciamo che Sì. fondamentalmente è così. Cerchiamo invece di dare un po' un'analisi un po' più dettagliata, un po' più, diciamo, distaccata. E chiaramente parto da te, Marco, e ti chiedo, secondo te, se quel gol era a prescindere da fallo numero uno di mano di Rabiot o due di Vlahovic, ecco, secondo te quel gol era da confermare oppure da annullare? Cioè, è giusto confermarlo perché magari non c'è un'inquadratura, come dire, che ti dà la certezza di quel fallo e quindi è giusto confermare la decisione dell'arbitro, oppure bisognava aspettare un altro po'? Non so, tu che ne pensi? Allora, nella mia visione, ad essere sincero, come hai detto benissimo tu, l'azione è da spezzettare. La cosa che fa ridere è che veramente non c'è un Inter-Juve senza polemiche. Anche quando sembra non esserci, eccetera, eccetera, rissa, gialli, polemiche via social, in campo, dichiarazioni e poi anche con questo fatto, tra l'altro tutto nella stessa azione. Allora, diciamo su Rabiot, a me sembra, come hai detto tu, evidente il fatto che non ci siano delle prove chiare, perché tu mi fai vedere magari 3-4 angolazioni, anche ne ho viste di nuove, una di Rai Sport se non sbaglio, ed effettivamente in certe sembra esserci luce tra il braccio e la palla, quindi luce vuol dire che non tocca, in altre invece sembra che tocca. Quello che è sicuro comunque è che Rabiot non fa un movimento di corpo da appunto dal corpo verso l'esterno, ma la fa al contrario. Quindi comunque cerca, fa di tutto per non colpire la palla di braccio. Quindi uno, eventualmente se ci fosse il tocco è involontario, uno. Numero due, è impossibile da queste immagini capire se effettivamente c'è un tocco. E quando c'è una questione di millimetri, quando non si sa che cosa fare, tant'è che ci hanno messo anche 4-5 minuti, vuol dire che bisogna confermare la decisione di campo. Ergo, quella di Rabiot ci sta, lasciare proseguire. Poi nel resto dell'azione ci sono altri due tocchi. Uno di Vlahovic a qualche millesimo dopo, che ovviamente non è fallo di mano perché è attaccato al corpo, eccetera, eccetera. Quello dopo invece secondo me è quello più discutibile, per cui mi sento di dire che secondo me eventualmente poteva annullarlo e spiego meglio perché c'è cioè, prima il tocco qui di petto comunque cos'è esterno no, non esterno comunque petto fianco meglio dire e poi braccio il braccio si vede che c'è perché proprio si vede che tocca c'è anche l'avambraccio il muscolo il bicipite che si vede che fa movimento ecco qua hanno come ha detto prendo in considerazione la dichiarazione di Cesari di Sport Mediaset che dice che è vero che c'è prima esterno e poi scusami, fianco e poi braccio, però è anche vero che quando la tocca di fianco la palla va verso l'esterno, verso la destra di Vlahovic, e con il braccio invece va dall'esatto opposto. Quindi in pratica lui comunque un poco se la giusta, cioè viene facilitato, il braccio lo aiuta in questo caso a cambiare direzione e a mettersi la palla bene per il suo possesso. Quindi io ti dico, secondo me non c'è di discussione su Rabiot, c'è su Vlahovic bis. Quindi Sì, ed Vlahovic bis, c'è il è secondo proprio, ovviamente. hai centrato secondo me benissimo il punto, perché su Rabiot io sono, cioè o meglio, non sono sicuro, ecco, quello è il problema, non c'è certezza,
perché sì, da varie prospettive vedi la situazione, non lo capirai mai. No, chiaramente no, l'ultima forse immagine, che è quella di Rai Sport, è quella che forse è più chiara e che, come dici tu, si vede proprio la luce tra il pallone, non c'è sempre luce tra il pallone e il braccio, quindi a quel punto non c'è il tocco. E anche quando non sposta non cambia la direzione del pallone. Per quanto riguarda quello di Vlahovic, come dire, può essere, però secondo me, come dire, te ne rendi più conto con la lente di ingrandimento andando a controllare, ma durante la partita nessuno quasi si è reso conto del tocco. Forse Barella dietro, che fa dei gesti plateali, sì, facendo capire che lui, essendo dietro, ha notato. Però Barella, diciamo, non è perché... Cioè, anche lo hanno detto bene a Sky Sport, perché Barella apre e comincia... E allora è fallo, certo. Sì, che è fallo, chiaramente. Però vuol dire che lui se n'era accorto. Però, ecco, ho come la percezione che questo sia molto fallo, vedendolo piano piano con replay, ma certo, a velocità normale neanche te ne rendi conto, perché a velocità normale non sembra questo effettivo cambio di direzione del pallone, sì, per cui anche lì ti dico, ci può, è esattamente come nell'altro caso, è molto simile, perché ci può stare dare il fallo e ci può stare non darlo, capito cosa voglio dire? Sì, cioè, sì, anche sì, in questo caso manca la certezza. Certo, certo, così. Allora, manca la certezza che sia cioè tu vedi un minimo contatto ma non hai la percezione chiara, cioè non è, non so, come quando uno volontariamente magari vedi il tocco di mano e lo vedi che tocca la mano, c'è poco da fare. Certo. Qui è, vedi il muscolo che si muove con la lente di ingrandimento, quindi non so fino a che punto si possa dire sì, effettivamente quello era fallo. Sicuramente se al VAR andavano al VAR e controllavano questo, anche perché poi al VAR, tra l'altro, sono stati parecchi minuti controllarlo, quindi vuol dire che ne hanno, l'abbiamo visto, le immagini hanno analizzato sia il primo che il secondo che il terzo. Sul certo, il secondo io francamente non vabbè, si dice certo, tanto per cronaca, perché... certo, sì. Cioè, nel senso, ho sentito anche giornalisti di un certo livello dirlo, o meglio, e faccio nome e cognome perché qua mi sembra giusto dirlo. Puoi farlo. Sky Calcio Club, Bergomi, che diciamo non è esattamente Super Partes. Imparziale. Diciamo, ancora le mie orecchie sentono il grande Dumfries alla parata sul porto, gli attaccanti devono difendere, ma vabbè. Comunque dice, nel momento, cioè, inizialmente c'era un dibattito sul fatto del tocco di mano di Rabiot, quando poi c'è l'inquadratura che ti fa vedere che Rabiot non la tocca lui, e l'ho detto anche in un contenuto di stamattina, lì mi ha fatto veramente morire. Dice, ma allora a quel punto come dire, è decisivo il tocco di Vlahovic, cioè quello in cui Vlahovic è così il primo, no, ok, il suo primo, nonché il secondo, sì, dell'azione, il primo, dice, certo. Allora a quel punto, perché quello cambia direzione, ma che c'entra? Non è che siccome cambia direzione, no. Quello non ha senso, tant'è vero che gliel'hanno fatto notare in un secondo momento. Sul secondo ti dico, anche qui, anche io qualche dubbio l'ho avuto, però probabilmente è il più netto dei tre, diciamo. È il più netto dei tre, sì, sono d'accordo, però come la percezione che il VAR, se non c'è una certezza effettiva, cioè, secondo me in sala VAR, tra la sala VAR e l'arbitro, non erano tutti d'accordo al dire sì, chiaramente è fallo. C'era un po' di confusione, quindi secondo me nel dubbio, di fronte a una decisione arbitrale, o il VAR interviene perché è chiaramente sbagliata la decisione, oppure nel momento in cui siamo nella fase dell'interpretazione non so fino a che punto potessero loro intervenire, capisci cosa voglio dire? Cioè, quindi è un caso che, sai perché se ne discute secondo me? Perché cosa dà un po' di rabbia? Il fatto che, e secondo me è lì che si sbaglia, quando Inzaghi va in conferenza e parla di episodio che ha condizionato chiaramente la partita e lo usa come unica, e ripeto, unica situazione da analizzare un'intera partita, quando il gol è stato a metà del primo tempo e non è che siccome subisci un'ingiustizia per forza devi farne una, però per dire non ti puoi soffermare solo su quello. Cioè, nel senso, io non ricordo grandi allenatori che di fronte a un possibile torto arbitrale, che comunque non c'è una certezza, quindi è possibile, però sminuiscono tutto in un vabbè, c'è stato questo torto arbitrale, quindi
per gli altri 60 minuti non facciamo niente perché tanto... E secondo me è lì che si è accesa un po' la miccia, perché secondo me... giustamente ci saranno state tante altre situazioni dove squadre, e non dico l'Inter, dico l'Inter, la Juventus, il Napoli, il Milan, avranno avuto anche un piccolo favore, ma non è che si sta lì ogni volta a dire perché quel fallo ha condizionato. Chiaramente tutto quello che succede tra Inter e Juve secondo me è sempre molto... Ah, certo, beh, ovviamente amplifica. No, guarda, allora Peppe, infatti intanto sulla meritocrazia, cioè sul fattore merito, è chiaro che la Juventus ha giocato meglio, cioè, ok, non ha tenuto palla, ma intanto è stata quella più pericolosa, era in controllo del match pur non avendo la palla. Questo è esattamente quello che succede quando la Juve è in controllo, quando l'Inter non lo è. Cioè, la classica sconfitta dell'Inter che ti fa il possesso palla sterile di quest'anno. Così come sì, magari la classica vittoria tattica di Allegri, che è preparato, diciamo, riesce a compattare il gruppo e fa quello che deve. Però comunque non, questo diciamo importa poco, cioè l'arbitro non deve vedere chi merita eccetera eccetera, noi diciamo ne parliamo proprio perché è giusto farlo, perché comunque sono per precedenti che poi valgono per il futuro, semplicemente. Sul secondo tocco presunto di braccio di Vlahovic, io infatti ho utilizzato questo termine del cambio direzione proprio per e supportare ancora di più la tesi che il primo non è, ok? Quindi, come dici tu, anche lì è difficile a velocità, quella vera, ecco, velocità 100%, quella giusta, diciamo, reale. Però l'arbitro, dico, ha eventualmente tutto il tempo del mondo per eventualmente vederla con lo zoom, con meno velocità, con più velocità, quello che gli serve. E se lo vedi con velocità ridotta si vede che la palla cambia direzione, cosa che appunto in Rabiot non succede. Quindi come dici tu, a velocità lo fa vedere solo Barella, perché alza la mano, perché comunque ha notato questo, e comunque Barella alza la mano per tutto a prescindere. Comunque, però secondo me questo cambio di direzione si vede, e di conseguenza non conosco bene il regolamento. Se questo è materiale, allora l'arbitro forse ha sbagliato, ma non si parla di un errore grave, cioè non stiamo parlando del, non lo so, del gol di Muntari oppure di Juve Salernitana, ecco, per dirne uno più rapido. Si parla di cose interpretabili che evidentemente l'arbitro ha preso il suo tempo e ha detto che non va bene. Ma ricordiamo, l'arbitro può prendersi pure 3 minuti, ma può anche sbagliare. Cioè può fare un'analisi e può sbagliare, non, cioè, ci sarebbe questo sicuramente niente di male. Cioè, tornando invece, sì, assolutamente. Tornando invece alla gara in sé per sé, considerando che l'Inter quasi sempre dopo una grande gara di Champions crolla, ti aspettavi questo calo anche in campionato, nonostante una grande partita con la Juventus? Soprattutto ti aspettavi, a me la cosa che mi ha sorpreso di più, ti dico la verità, è una cosa che io in un Inter-Juve non vedevo da tanto tempo, cioè una superiorità a centrocampo della Juve sull'Inter. Cosa che personalmente non vedevo da parecchi anni, perché il centrocampo dell'Inter negli ultimi anni, con Brozovic, con Barella, ma a un giro poi magari c'erano gli anni passati altri giocatori, qualche anno fa c'era, per dire, Vidal, quest'anno c'era Çalhanoğlu, poi è subentrato Mkhitaryan, questa qualità si faceva sentire rispetto agli altri anni in cui c'erano a centrocampo i Bentancur e compagnia cantante. Questa volta, per la prima volta, ho visto non dico un predominio, però ho visto un centrocampo della Juve prevalere un minimo sull'Inter. Soprattutto con un Brozovic che mi è sembrato un po' meno lucido, forse, rispetto al passato, e con un Çalhanoğlu che si è spostato, quello che è il suo ruolo naturale, però forse Çalhanoğlu forse giocava meglio da regista, o meglio, ha giocato meglio da regista nelle ultime giornate. Ti aspettavi questo calo oppure ti aspettavi una partita diversa? Insomma, è la partita che ti aspettavi? La partita che mi aspettavo, sì, cioè che l'Inter magari teneva più palla, ma un tenere palla che poi vuol dire andare a sbattere contro il muro. Quindi, sì, e quindi è esattamente quello che è successo. Su il predominio dei singoli, magari meno, sono d'accordo con te, perché effettivamente i tre migliori della Juve ieri forse sono proprio a centrocampo. Fagioli ha giocato benissimo, Locatelli ha giocato molto bene, e Rabiot, dico comunque sempre, ormai è una costante, non vuoi in questo
E quindi sì, assolutamente hai ragione, la chiave è stata probabilmente là, perché poi sono riusciti a fare filtro, fisicamente hanno dominato, avevano più motivazioni, perché poi alla fine si vedeva che la Juve voleva vincere e l'Inter meno. E come dici tu, dopo la Coppa l'Inter scompare. E sul fatto Brozovic-Çalhanoğlu è interessante, perché tu sei abituato quest'anno, tu Çalhanoğlu, a stare in una determinata posizione, quindi quando ti sposti dopo mesi ci sta che magari sbagli partita. Figuriamoci Brozovic, che è stato sempre fuori per infortunio, poi dopo anche per scelta tecnica, e ieri era quello più in confusione dell'Inter insieme a Lautaro. Quindi sì, là si è giocato molto di Juventus-Inter. Sì, sono d'accordo. Anche perché comunque, se da un lato c'erano due assenze importanti, cioè in difesa come Skriniar e Bastoni, che comunque sono due assenze importanti, dall'altro lato c'è comunque una Juventus che, andando a vedere, c'erano titolari due che l'anno scorso giocavano in Serie B, come Gatti, esatto, e come Fagioli. C'è un ragazzo che l'anno scorso giocava in Lega Pro, come Sulè. Quindi comunque, esatto, era una Juventus particolarmente, come dire, giovane. Quindi sì, io non mi aspettavo questo tipo di... Ti dico la verità, mi aspettavo un Inter molto più da grande squadra, un approccio più da grande squadra, una Juventus un po' più... Vabbè, cerchiamo di non prenderle e vediamo che succede. Invece l'approccio mi ha proprio... mi ha sorpreso, perché vedi da un lato gente come Brozovic, Barella e Çalhanoğlu, un centrocampo di qualità, dall'altro lato vedi Gatti in difesa, che comunque poteva subire un po' la pressione, tra l'altro di fronte si trovava Lukaku, quindi neanche l'ultimo degli arrivati, a centrocampo Fagioli, che per carità già all'andata aveva dimostrato, però secondo me rispetto all'andata, e io ero allo stadium, ricordo, ha fatto una partita che secondo me, e già ai tempi mi aveva affascinato quella prestazione, ma quella di ieri è stata una partita da big proprio. Sì, cioè, vero. Ha giocato con una tranquillità, cioè quei colpi di tacco a centrocampo, con quella scioltezza lì, mi hanno veramente sorpreso. Non te l'aspetti da uno che 8 mesi fa si giocava la qualificazione, cioè, o meglio la, diciamo, la promozione, la promozione, esatto, mi viene il termine, la promozione con la Cremonese, cioè, non me l'aspetto a San Siro, tra l'altro, eh? Perché sì, poi lo sai, tu mi insegni, San Siro è la scala del calcio, ogni tocco di palla ti tremano le gambe, quindi da quel punto, sì, di vista non me l'aspettavo. L'ultima domanda che ti faccio a questo punto è, te la butto proprio così, senza fare troppi giri di parole, ma chi arrivano, o meglio, lasciando stare il Napoli, quali sono le 3 squadre che secondo te, o meglio non a prescindere, anche in considerazione del discorso legato alla penalizzazione e quant'altro, secondo te questi 3 posti per la lotta Champions, chi se li aggiudica? Vedendo anche cosa è successo poche ore prima con quel Lazio-Roma che ha visto un'altra sconfitta della Roma, e soprattutto una Lazio che sta facendo un campionato davvero incredibile. Ora non ha neanche più l'impegno delle coppe, quindi sì, è una Lazio che... Sì, è interessante, sai, perché se avessi visto un Milan più competitivo ti avrei detto il Milan, ma il Milan è veramente a terra in questo momento, proprio con l'impegno di Coppa, che è un qualcosa che vedo anche nella Roma. Però io vedo più viva, ti dirò, io vedo più viva la Roma del Milan, perché ieri la Roma comunque ha giocato in 10 per l'ennesima sciocchezza di Bagnez. Milan invece è proprio stato messo sotto dall'Udinese, quindi nemmeno dal Real Madrid. Quindi io, e comunque la forma di oggi non è detto che sia quella di fine campionato, quindi io ti sorprendo dicendoti Napoli, facciamo Inter, Lazio, Juve con quest'ordine, e ti dico la Juve, Roma, è più Roma che Milan, ti dico comunque, però. E quindi mi dici una Juve in virtù di un più 15 o nonostante la penalizzazione? Nonostante la penalizzazione. Ok. Sì, quindi... perché sì, il trend, Peppe, è molto buono. Cioè, meno 7, è a meno 7, ma con un trend nettamente migliore. Cioè, il Milan vince una, poi ne perde 2. La Roma idem. Quindi è proprio... si parla di un mismatch in questo momento impressionante, secondo me. Io ho come la percezione, non so se sei d'accordo, che il Milan possa subire un po' di calo, anche perché ho come la percezione che si trovi in una condizione che
che della serie, noi il campionato l'abbiamo vinto, quindi il nostro l'abbiamo fatto. Esatto. Ora però di contro abbiamo la possibilità di andare in semifinale di Champions League e noi, essendo il Milan, comunque un po' di paura a qualsiasi avversario lo mettiamo. Sì. Quindi magari c'è la possibilità che il campionato possa esserci un po' più di leggerezza, mentre l'anno scorso fondamentalmente l'idea del Milan era quella di vincere lo scudetto dopo tanti anni, no? Quest'anno sì, magari io vedo un po' più di leggerezza rispetto all'anno scorso, anche con l'Udinese dei passaggi sbagliati incredibili, l'anno scorso non si sbagliava niente lì a casa mia. Esatto. Mentre quest'anno magari l'intenzione può essere, wow, c'è la possibilità, una situazione del genere non ci capiterà forse mai più nei prossimi anni, cioè essere in ai quarti col Napoli, che comunque sì, il Napoli è fortissimo, però chi ci dice che in Champions non possano tremare un po' le gambe, ecco, cioè... Certo. Capisci che voglio dire? Il Milan è pur sempre il Milan, e poi potresti beccare una tra Inter e Benfica in semifinale, e non mi sembrano squadre assolutamente imbattibili, quindi magari le attenzioni potrebbero essere altrove, ecco, magari questo ti potrebbe far perdere un po' di lucidità in campionato. Dico, stessa roba potrebbe capitare all'Inter, attenzione. Cioè, sicuramente, assolutamente. Però secondo me il Milan, quando sente il rumore della Champions, ha un qualcosa di diverso, non so che ne pensi. Sono d'accordo. Questa stessa cosa la paragonerei all'Inter, solo che l'Inter me sembra, ripeto, che abbia una rosa più forte del Milan. Quindi anche magari giocando con qualche riserva in più ce la può fare. Il Milan in questo momento è un momento di cambio anche di assetto, dove non si capisce se questa difesa 3 ha funzionato o meno. Cioè, non ha portato alla fine quelle certezze che sperava Pioli. Quindi, per quanto l'Inter sia pure in bambola, io credo che il Milan sia più a rischio tra le milanesi in Champions, ma entrambe sono a rischio, perché io non vedo una Roma così tanto morta come dicono tutti, sinceramente. Ho questa sensazione. No, questo no, assolutamente, neanche io la vedo, anche perché, ripeto, come hai detto bene tu, fare un derby praticamente dopo mezz'ora in 10, tra l'altro è uscito un difensore, quindi comunque sì, dai, devi sistemare tutta la squadra, non è facile, eh. Poi è stato un derby molto particolare. Certo, è chiaro che da tutta questa vicenda ne esce che al di là del discorso Napoli, che ormai lo sappiamo, è una lotta alla Champions incredibile, forse come non vedevamo da tanti anni. E quindi sì, Staremo a vedere. Le domande, chiaramente, a questo punto che faccio ai nostri amici sono diverse, mi verrebbe da dire. La prima è: il discorso Rabiot, fallo non fallo, Vlahovic non Vlahovic, quindi qui sotto scatenatevi. E soprattutto la seconda è: questo risultato riapre la corsa Champions anche per la Juventus, a prescindere dalla penalizzazione, cosa ne pensate? Quindi scatenatemi nei commenti. Io per questa chiacchierata ti saluto, Marco, e ti ringrazio. Ciao Marco. Grazie Peppe, alla prossima. E un saluto a tutti gli amici di FCM Sport Talk.